Il vino è buono, è un bel bicchiere. Primo presupposto per una buona vendemmia e per tirar fuori soprattutto un buon vino è l'igiene. L'igiene è fondamentale, quindi è importante ogni volta che si va in bagno cercare di lavarsi le mani. Ecco, la seconda cosa è un bel manuale, Lucrezio va bene, ma poi fondamentale è la mano d'opera, che va sorvegliata e controllata attentamente dal padrone. Andiamo nella vigna, la vigna perfetta è in ordine, un unico operaio selezionato, albanese, eccolo, rigidamente albanese. Cassette piccole, 10 kg alla volta, e naturalmente sì, importante, ma un po' di meno, anche la nostra uva, che deve essere molto perfettissima. Cioè, non vorrei dire, ma una bella panoramica, una bella carrellata su questa annata eccezionale. Là. E difetti, sì, zero difetti. Bellissima. L'operaio entusiasta ci mostra come con l'orecchia, anche come il ricciotto quasi. È favolosa. Le cassettine piccoline dove l'uva non si schiaccia e si appoggia con calma, e se c'è qualche chicco che ci dà fastidio proprio lo togliamo a mano. È fondamentale avere attrezzatura tecnologica avanzata, trattorini diesel che vanno come treni, consumano poco ma hanno qualche problema a volte. Qui vedete, proteggiamo con le retine, e poi abbiamo messo nella pizza di raspatrice, questa è una pizza di raspatrice speciale, è solo una di raspatrice. Difatti qua finiscono i chicchi che sono ancora interi e qua finiscono i raspi con degli altri chicchi, e poi vediamo come proseguiamo. Eccoci qua, adesso versiamo la nostra uva nella pizzatrice, controlliamo che non ci sia ancora qualche raspino, qualche foglia da togliere, come vedete, e poi iniziamo a pigiare, e il raspino, come vedete, viene tolto, anche un altro raspino. Abbiamo trovato un'unica cimice a metà vendemmia che è stata tolta a mano prima che facesse danni, ed ecco per ora il risultato qua, dove facciamo un ultimo controllo per qualche raspino che ci sta proprio sui raspini. Devastazione, polizia, pappa, moglie, pappa, tre bottiglie, ecco la piccola cantina dove abbiamo la nostra bombola di Argon, Secol Pneus, e le botti dove il nostro vino sta a riposare. Il vino è buono, è un bel bicchiere, è meglio una serva che